Sì, è il secondo fontanello che inauguriamo a San Giovanni Valdarno, dopo quello che abbiamo collocato nella scorsa primavera nel quartiere Oltrarno, adesso siamo qui nel quartiere Bani, in questo fontanello che comunque è sempre stato localizzato proprio in quest'area. Grazie a Publia Acqua che lo ha realizzato e installato, sarà possibile almeno fino alla fine dell'anno poter venire qui a prendere acqua naturale ed acqua poi gassata in maniera totalmente gratuita. Poi dall'inizio dell'anno torneranno i prezzi consueti, i costi minimi consueti appunto per chi verrà a riempire le proprie bottiglie. Per noi è un intervento importante che mira soprattutto alla tutela dell'ambiente, a consentire ai cittadini di risparmiare nell'uso della plastica e quindi delle bottiglie di plastica e come dire l'indicazione è poi venire anche qui a riempire le bottiglie in vetro. È un investimento importante coperto per la gran parte da Publia Acqua grazie a una legge regionale che consente ai comuni sulla base del numero di abitanti che hanno di poter avere un numero di fontanelli che hanno un costo per i comuni ridotto. Complessivamente questa struttura va intorno ai 70-80 mila euro e i costi coperti dal comune sono intorno a 30 mila euro, quindi per i comuni vantaggioso poterli installare e poi anche avere la certezza che comunque l'acqua è controllata perché è erogata direttamente al gestore del servizio.